Buonasera e bentrovati su Arezzo TV per il nostro consueto appuntamento con l'informazione. In apertura torniamo a parlare del caso Legionella, perché oggi a parlare è proprio l'azienda Estra, che chiarisce i contorni della vicenda dopo che il batterio della Legionella è stato isolato nella sua sede aretina. Ascoltiamo. Quello che mi preme ricordare è che non ci sono casi di malattia e, diciamo, in qualche modo tutti i presidi necessari sono stati messi in campo. È il consigliere di amministrazione di Estra Giovanni Grazzini a rassicurare dopo che il batterio della Legionella è stato isolato all'interno della sede aretina della Multiutility di Via Cocchi. L'attenzione in città è infatti particolarmente alta dopo i due casi di legionellosi con esito fatale in persone che si erano operate in cliniche private e aretine, ma è tutta un'altra storia quella della sede della Multiutility, dove la presenza è emersa a seguito di monitoraggi di routine. Stiamo facendo di routine anche ripetuti, proprio in virtù del fatto che, appunto, questa problematica sappiamo che si sta diffondendo molto più rapidamente in questi ultimi anni, e quindi è necessario perché causa dei problemi importanti per la salute. A seguito dei controlli programmati, dai quali è emersa la presenza del batterio Legionella, sono stati così chiusi mensa, spogliatoi e bagni annessi. All'uso dei dipendenti. Però, ecco, non ci sono contatti con il pubblico esterno. Il problema era partito dagli spogliatoi. Il batterio potrebbe essersi annidato prima nei vasconi di contenimento delle acque, poi lungo le tubazioni dell'impianto idrico della struttura. Quindi le operazioni di bonifica, ma anche gli ultimi campionamenti, hanno dato esito positivo. Il batterio della Legionella è ancora lì. Quindi probabilmente il problema si annida nelle curvature, nelle guaine, nelle tubazioni, per cui è ancora un po' più problematico riuscire a eradicare il batterio. L'attenzione dell'azienda è massima. Ci saranno nuovi presidi, ci appoggeremo ad un'azienda aretina per provare, diciamo, nuove soluzioni per questo problema. Ci tengo a precisare che l'edificio principale per ora non è interessato al problema. Adesso spostiamoci a Castiglion Fiorentino. Digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale e piano degli investimenti pubblici sono questi i principali nodi strutturali su cui intervenire per far ripartire la crescita e migliorare radicalmente la competitività dell'economia, la qualità del lavoro e la vita delle persone nella nostra città. Lo dice il vice sindaco di Castiglion Fiorentino con delega al bilancio, David Milighetti. Ha approvato a maggioranza il bilancio previsionale 2023-2025 nel Consiglio Comunale Castiglionese. Tra le principali opere in programma ci saranno la realizzazione del polo per l'infanzia della Spiaggina e il recupero dell'immobile ex Macelli a ridosso del centro storico. Invariato il prelievo tributario, con la conferma delle agevolazioni già applicate negli anni passati a sostegno soprattutto delle fasce più deboli. E adesso parliamo di elezioni, perché il comune di Laterina Pergine è al voto a maggio. La decisione è arrivata dalla prefettura. Vediamo. Cambio di programma per le elezioni amministrative di Laterina Pergine. Si terranno quest'anno il 14 e il 15 maggio. A stabilirlo il prefetto di Arezzo, Maddalena De Luca, che ha firmato il decreto che allunga l'elenco dei municipi interessati in provincia dal rinnovo del sindaco e del consiglio comunale. Saranno dunque tre i comuni dell'Aretino che andranno al voto. Anche i residenti del comune unico nato nel 2018 si recheranno alle urne assieme ai Gianotti, Capolone e Caprese Michelangelo. Meno di due settimane fa era stata la stessa sindaca Simona Neri ad annunciare lo slittamento della tornata elettorale al 2024 perché non si erano compiuti 5 anni canonici di mandato. La consiliatura infatti era iniziata il 29 luglio, in ritardo rispetto alle amministrative del 10 giugno di quel 2018, a causa della morte prematura alla vigilia del voto del candidato sindaco della lista sinistra per Laterina Pergine Valdarno, Giovanni Lari. La legge 100
42 del 1991 indica che le elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale si tengono nei tempi prestabiliti se il mandato scade nel primo semestre dell'anno, se scade invece nel secondo vengono programmate l'anno successivo. Non è ancora dato sapere la motivazione di quest'ultima decisione, ma intanto la macchina elettorale dovrà rimettersi in moto anche a Laterina Pergine. Il decreto firmato dal prefetto Maddalena De Luca annuncia che domenica 14 maggio si voterà dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15, poi si aprirà lo spoglio e la conta dei voti. Passiamo alla politica. Martedì l'assessore regionale Simone Bezzini incontrerà i direttori e i responsabili del pronto soccorso della ASL Toscana Sud-Est. Tema le linee guida della delibera della giunta regionale annunciata nei giorni scorsi per intervenire sull'organizzazione di queste strutture. Argomento sul quale il coordinamento provinciale del PD organizzerà anche un'iniziativa pubblica. L'invito del gruppo politico, in particolare del segretario Francesco Ruscelli e della responsabile salute Vanessa Bigliazzi, è chiaro. La situazione è critica da troppo tempo ed è stata ripetutamente evidenziata sia dagli operatori che dagli utenti. Oltre al tema dell'emergenza, sul quale costruire sinergie positive tra medici di famiglia, associazioni di volontariato e operatori sanitari, continuano Ruscelli e Bigliazzi, è necessario impegnarsi per superare le difficoltà che riguardano le liste d'attesa, la carenza di servizi di territorio, di posti letto ospedalieri e nelle RSA. Occorre inoltre un progetto unitario in grado di ridisegnare la sanità territoriale. E adesso vi raccontiamo la storia di Lamia, l'aiuto allenatrice della SBA di Arezzo. Greta Settimelli. Quando l'allenatrice Roberta Bindi mi ha fatto la proposta di affiancarla, mi sono messa subito davanti e ho detto che mi piacerebbe fare questa cosa qui. Senti, voi siete di origine marocchina? Sì. La storia di Lamia parte dal Marocco, arriva qui ad Arezzo nel Pala Estra, dove si allena tutte le settimane la scuola basket Arezzo, in particolare le squadre del mini basket, quindi dei più piccoli. Proprio per loro appunto Lamia è una aiuto allenatrice. Flora e Leonora sono due attaccanti. Al via, quando ci si chiama, vi dovete toccare te e Flora, vi dovete toccare le mani così. Think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I'd like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try it anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life to be a better me. Lamia è sposata e ha due bambine. È arrivata in Italia con il marito 14 anni fa. Le due figlie sono nate qui. Quando nel 2021 le iscrive al mini basket della scuola Basket Arezzo, dopo poco inizia anche la sua avventura da aiuto allenatrice. Nella società è stata accolta con grande gioia e naturalezza. Noi abbiamo tantissimo mini basket, mi sembra siamo sopra i 200 e ci sono bambine di tutte le etnie, di tutti i colori, per non fare veramente è bellissima questa cosa. Tra circa 200 genitori, ci racconta la responsabile del settore mini basket, è stata l'unica a dare la sua disponibilità. Mi fa molto piacere perché la figura femminile, specialmente nei gruppi femminili piccolini, è importante. In queste piccole, ma anche importante nel passaggio 10-11-12 anni, e avere per tante problematiche anche di spogliatoio, insomma, alla fine. Nei quotidiani è stata definita l'allenatrice di basket con il velo, ma per lei non è il caso di stupirsi così tanto. Ci sono insegnanti che sono con il velo, ci sono dottoresse, ci sono scienziate con il velo, quindi cioè, quando sei in un paese musulmano puoi portarlo o non portarlo e fai quello che vuoi fare, non vedo qual è la differenza. Quindi secondo te ci dovremmo stupire molto di meno, insomma? Esatto. Continuerai questa attività di allenatrice o rimarrà soltanto una passione così nel tuo tempo libero?
Per adesso diciamo che continuerà così finché non trovo qualche opportunità per poterlo farlo in modo professionale, o se mi capita qualche offerta sì, ma per adesso continuo a farlo così. Pronte? Via! Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Torniamo in Val di Chiana, andiamo a Cortona dove a primavera è in arrivo Cortona Comics. 9 giorni dal 27 maggio al 4 giugno in cui Cortona ospiterà disegnatori, autori e aspiranti fumettisti da tutta Italia e avrà modo di celebrare il fumetto umoristico e i 100 anni dalla nascita di Iacovitti. Sarà infatti assegnato il premio Jacques d'Oro, il riconoscimento andrà a Giorgio Cavazzano, ospite d'onore della manifestazione, insieme ad altri premi e a giovani esordienti. Cortona Comics nasce insieme alle due mascotte Cittino e Piuma, realizzate per l'occasione da Umberto Sacchelli. Tra i protagonisti anche i noti fumettisti cortonesi Maria Laura Sanapo e Marco Santucci. E adesso parliamo ancora di iniziative culturali, ancora un appuntamento per la rassegna di Invito di Sosta. Vediamo il servizio. Lo spettacolo My Body Solo, opera della danzatrice e coreografa Stefania Tanzini, è il quarto appuntamento della rassegna Invito di Sosta che domenica 12 marzo alle 17 al Teatro Mecenate ospiterà l'artista vincitrice nel 2022 del premio UBU come miglior performer under 35. L'opera My Body Solo vede Stefania Tanzini in scena come danzatrice ma anche autrice. La coreografa prosegue il suo percorso di ricerca sul corpo e sul movimento in una forma di espressione autentica e in un contatto profondo con il pubblico. Quello che faccio è comunque legato a una dimensione anche performativa di spettacolo dal vivo. Certo, utilizzo il corpo, utilizzo la danza, utilizzo un linguaggio che è quello della danza e della coreografia, però come dire, l'approccio verso questa disciplina non è un approccio chiuso rispetto a quello che si va poi a fare effettivamente sul palcoscenico, ma cerca sempre di iscriversi comunque in una dimensione più ampia, anche ad esempio legati all'arte visiva o tutti gli altri linguaggi che vengono utilizzati come linguaggio luminoso o sonoro. La filosofia anche rientra moltissimo in tutto quello che facciamo, come giustamente dici tu, la danza è molto legata alla dimensione filosofica, però per quanto mi riguarda la filosofia non risiede nell'azione, e io è nell'atto, nel gesto, nel movimento che io pongo l'attenzione. La filosofia rimane nello sguardo e nella mente di chi guarda quel gesto. E anche ad Arezzo è attiva l'Associazione Nazionale Reduci Garibaldini. C'è stato un incontro per fare il punto sulle iniziative. Vediamo. Oggi noi siamo qui per parlare anche di ripartire con delle iniziative e con un programma che riguarda proprio la storia dei Garibaldini, e che è la storia del popolo, che è la storia popolare. E si parlava proprio ora del monumento che è in Piazza del Popolo, che è in stato di abbandono e che una volta era un punto di riferimento il 20 settembre con una manifestazione che veniva fatta in ricordo storico della presa di Roma e che ora è in stato di abbandono nonostante tutte le promesse fatte dal Comune per spostarla, che però non è che verrà fatto, ma quantomeno ripulirlo e renderlo accettabile, perché è anche un simbolo storico della nostra città molto importante. Mi parli un attimo di questa associazione, come si fa poi a associarsi se uno vuole? Questa è un'associazione storica, come dicevo, che ha un ruolo molto importante nella società, secondo noi. Perché? Perché sono quei valori dai quali è partita la nostra società, da quale è partita la nostra nazione.
Ricordiamoci che quando sono partiti i nostri risorgimentali non esisteva neanche la libertà, nessuna libertà, né libertà di pensiero, né libertà di parola, né libertà di associazione, non esisteva niente. L'Europa asburgica era questa contro la quale i garibaldini, e Garibaldi in particolare, lottava. Ma questi principi poi sono stati riaffermati poi anche via via sempre, anche fino alla Resistenza, perché noi bisogna dare atto a questa associazione, ai garibaldini, di essere stati sempre dalla parte giusta, non sono mai stati dalla parte sbagliata, e il progresso e la storia ce l'ha detta, e tuttora noi, guardando anche al nostro passato, siamo rivolti anche verso il nostro futuro che è di lotta contro le ingiustizie, contro la violenza di genere, contro anche la burocrazia che qualche volta ci ostacola, per una società più giusta e solidale. Questo è il nostro obiettivo. Ed è in corso la 7ª edizione dell'Ardita, la ciclostorica dell'Alpe di Poti, con partenza e arrivo in Piazza Grande, il cuore del centro storico della città. Il gran finale nella giornata di domani, ce ne parla Edoardo Carrai. Siamo tra oggi e domani, crediamo che ci siano circa 700 persone che arrivano d'Italia. Ho parlato con gente che viene da Milano, gente da Padova, da Lecco addirittura, come dalla Puglia, insomma, cioè, veramente da tutta Italia stanno arrivando, è superiore anche alle aspettative. Avete sperimentato questa bicicletta grave, che vuol dire? Che è? Allora, è un nuovo tipo di bicicletta che si affianca alla mountain bike e alla strada, praticamente è un incrocio dove con questa bicicletta possiamo andare negli sterrati in inverno, quindi è una bicicletta che non è proprio stradale ma si adatta anche a tutto quello che è il mondo del fuoristrada, un modo nuovo di vivere la bicicletta. Sta incontrando molto e abbiamo puntato appunto su questo evento nuovo che appunto si affianca a quello che sarà tutto l'evento dell'Ardita, che ovviamente sarà domani, che è tutto il discorso della bici storica, bici d'epoca, mercatino eccetera eccetera. Il nostro percorso che abbiamo tabellizzato, che è quello dell'Ardita, abbiamo fatto fare sempre la salita, la famosa Ardita, quella che arriva a Poti, e tutte le strade bianche che insomma circondano ad Arezzo. 350 iscritti abbiamo avuto, quindi per la prima edizione diciamo che è un ottimo inizio. E adesso passiamo alla pagina sportiva. Domani torna in campo l'Arezzo, che se la vedrà con il Livorno. Intanto oggi, nell'anticipo di Serie D, la Pianese ha pareggiato 2-2 a Ponzacco e adesso è a meno 4 dall'Arezzo. L'allenatore Amaranto, alla vigilia della trasferta, conferma: mi aspetto una grande partita da parte nostra e loro, e conoscere il risultato della Pianese spero non ci condizioni. Ascoltiamo le sue parole. Partita più attesa, ma a 8 giornate alla fine io credo siano tutte 8. È chiaro, c'è questo discorso di derby, i tifosi la sentano in maniera particolare, anche noi, lo scenario bellissimo, sicuramente sarà una partita non da dì, una partita a categorie superiori, e siamo onorati di farne parte da questa posizione di classifica. L'andata, noi stavamo molto 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 bene, loro direi molto meno, anche un uomo meno dalla metà del primo tempo, facciamo una partita straordinaria, meritavamo di vincerla lo stesso. Finì 1-1, ma sì, è vero, forse è stata una delle più belle sicuramente. Sfatiamo queste statistiche. La mia è la statistica, non va, cioè è relativa, perché sono talmente poche le volte che ci ho giocato contro. Quella è lui e quella è l'Arezzo, un po' di più, ma sarebbe bello sfatarle entrambe. Io che ci vinca la prima volta e l'Arezzo anche dopo tanto tempo. Non va bene, perché in ogni caso qualcosa, in entrambi i casi, caso che la Pianese non faccia il risultato pieno, me se lo faccia, qualcosa ti rimane da testa e ti condiziona, indubbiamente. Io spero di no, si cerca di fare tutto di no, però sarebbe meglio giocare sempre tutti alle stesse ore. E sicuramente i valori che hanno domani tireranno fuori tutti,
cosa molto probabilmente non li hanno tirati nelle partite di minore importanza. Domani li tireranno tutti fuori, valore hanno, e sono valori importanti. E noi dovremmo essere ancora più bravi del solito, perché è una partita, ripeto, bellissima, è uno scenario bello, da categoria superiore. Non mi aspetto anche il Livorno di Montespaccato o di Livorno altre partite. Sicuramente domani avremo un Livorno al massimo delle sue potenzialità. Io vorrei non far punti arco, io vorrei come sempre andare là, cercare di fare la partita a noi, di vincerla. Poi ripeto, il Livorno ha enormi potenzialità e sicuramente cercherà di impedircelo. E non vorrei che in un caso o non altro il risultato del giorno precedente ci condizioni questo nostro atteggiamento. Io farò di tutto perché non ci condizioni, ma non ne sono assolutamente sicuro. Domani in campo anche il calcio femminile, vigilia di ACF Arezzo Apulia Trani, 20ª giornata di Serie B, appuntamento alle 14:30 allo stadio comunale Città di Arezzo. Il servizio. La ACF riceve in casa la Apulia Trani, ultima in classifica, quota 7 punti. Una partita fondamentale per le ragazze di Mister Testini che in caso di vittoria si allontanerebbero dalla zona rossa della classifica. Attualmente la ACF Arezzo occupa la 12ª posizione a quota 14, a soli 3 punti dalla zona retrocessione. La centrocampista Maria Giulia Tuteri si dice fiduciosa. Sì, sicuramente, soprattutto sono arrivati le gol e sono arrivati dei punti, che è quello di cui abbiamo bisogno da qui alla fine del campionato. Sicuramente dopo le partite dell'inizio di questo ciclo di ritorno dovevamo rialzarci un po', avevamo bisogno di più fiducia sotto porta, di una prestazione del genere e anche di una vittoria che appunto stava per arrivare, ma sono sicura che stiamo iniziando a raccogliere quello che abbiamo seminato. Sicuramente ci sono tutti i presupposti per fare la salvezza, ci sono i presupposti per fare tanti risultati positivi, la cosa che ci deve entrare bene in testa che il nostro destino è nelle nostre mani, abbiamo il controllo di molte situazioni, ci sono ancora tante partite, quindi ce la giochiamo. E prende il via domani dal Miravalle di Montevarchi la stagione 2023 del motocross toscano e il debutto si caratterizza anzitutto per il gran numero di piloti presenti. Saranno infatti poco più di 200 i conduttori che si sfideranno nelle categorie del minicross, debuttanti, cadetti, junior e senior, e nelle ruote alte nelle classi MX1 e MX2. La manifestazione è organizzata dal Motoclub Brilli Peri e l'ingresso è gratuito. E con questo è davvero tutto per il nostro consueto appuntamento con l'informazione. Io vi ringrazio come sempre per l'attenzione e vi auguro una buona serata.